Sì, vedo un dipinto di un'epoca che c'è una donna. Sono belle, ma sono sempre abbastanza semplici come trucco. Non vedi mai una donna truccatissima. Potrebbe essere soltanto forse un po' di rosso sulle labbra, sulle gote, ma il trucco degli occhi non è mai stato forte o violento. Le donne sono sempre truccate leggere, molto leggere. Beh, diciamo che per quanto riguarda il mondo femminile, in questo video storico abbiamo un'infinità di ritratti, di quadri, di affreschi da cui poter attingere. Per quanto riguarda i personaggi femminili del film, beh, basta citare Piccarda, la moglie di Giovanni, Contessina de Bardi, Lucrezia Tornabuoni, che sono tre donne completamente diverse, per stile, ma per delle ragioni precise. Intanto per motivi anagrafici, cioè di generazione. Piccarda è la moglie di Giovanni ed è una delle capostipite. Contessina chiaramente è la moglie del figlio e Lucrezia è la nipote. Per quello, per esempio, per quello che riguarda il personaggio di Contessina, nel primo periodo abbiamo cercato di tenerla più ragazzina, e nel secondo invece più elegante, una donna adulta, una donna sposata con dei figli. Cercando di dare al personaggio uno stile molto, molto sintetico, molto privo di fronzoli, privo di orpelli. Tenendo sempre un aspetto anche molto sobrio, diciamo, lei è un po' la regina di questo mondo. Che comunque accetta un matrimonio non per amore ma per interesse, in qualche modo diventa una donna costretta ad un ruolo di rappresentanza, una specie di first lady. E per quello io mi sono ispirato, adesso chiaramente prendendo le debite distanze, a uno stile che fosse in qualche modo, per capirci, vicino a quello che poteva avere Jackie Kennedy rispetto al marito, cioè uno stile estremamente preciso, riconoscibile, di una donna che è consapevole del suo ruolo e della sua anche importanza.